Salve, sono della Salvo d'Acquisto, mi chiamo Iman e sono qui per intervistare due ragazze del Versailles. Come vi chiamate? Nilde. Aurora. Quanti anni avete? 14. 14. In che classe siete? Prima BS. Prima BS. Qual è il vostro indirizzo scolastico? Scientifico tradizionale. Scientifico tradizionale. Avete scelto in base a quello che volete fare nel futuro? Ho scelto lo scientifico più che altro perché dà molte possibilità in futuro. Per una parte sì, ho sempre desiderato rifare la veterinaria e questa mi sembrava un po' l'opzione più che mi aiutava di più, e in parte anche perché se avessi cambiato idea avevo comunque tante possibilità. Quali sono state le difficoltà generali? Inizialmente sicuramente le nuove materie e soprattutto la relazione con i professori. Le nuove materie, ma anche il cambiamento un po' di struttura, del cambiare aula ogni volta. Se tornaste indietro, rifareste la stessa scelta? Inizialmente ero un po' pentita della scelta che avevo fatto, però piano piano mi sto integrando, quindi la mia risposta è no. Forse un po' sì, perché adesso sto anche guardando, ho trovato anche altre scuole che mi stanno anche un po' interessando, quindi forse avrei cambiato scelta, però solo per l'interessamento a altre materie. Quali sono stati altri cambiamenti principali? Altri cambiamenti principali? La classe, sicuramente, ma è stato bello conoscere nuove persone e soprattutto è stato bello poter fare subito amicizia con altre persone, quindi non è stato un cambiamento negativo. In principale la classe, però questo è il problema, si è risolto subito perché ho trovato persone molto simpatiche, ma un'altra cosa è stata anche la struttura, il cambiamento delle aule, non avere più un'aula fissa. Come avete fatto a scegliere l'istituto? Allora, in realtà non è stata la mia prima scelta, il Versailles, ma mi ha sempre, non so, però mi è sempre interessata come scuola. È stata la mia terza scelta e nonostante ciò comunque sono contenta di essere qua adesso. Il Versailles per me è stata la prima scelta, anche perché io ho già una sorella che viene qua e mi ne ha parlato molto bene e mi incuriosiva questa struttura, quindi è stata la prima scelta. Come sono le gite invece? Allora, la nostra gita di classe, quella di un giorno intero, deve ancora, non l'abbiamo ancora fatta. Abbiamo fatto piccole gite come a Milano e la differenza principale è che i prof sono più disponibili e quindi lasciano più libertà durante tutta la gita. Le gite sono organizzate molto bene, anche perché ci sono varie attività, però per ora noi abbiamo fatto solo piccole gite, tipo a Milano o in dei teatri. E comunque i prof ci lasciano molto liberi rispetto a come ci lasciavano alle medie, perché comunque siamo più grandi e abbiamo maggiore libertà. Siete riusciti a mantenere rapporti con i vostri vecchi amici? Con pochi. Alle medie non avevo una buona classe, non ci volevamo tanto bene e quindi quello che è successo è che finite le medie ci siamo divisi. Però sono contenta perché comunque ho trovato una classe che ha compensato quel vuoto e quindi niente. Pochissimo, mi sento ancora con i miei compagni perché comunque non mi trovavo tanto bene e quindi diciamo che non è neanche stato molto difficile cambiare scuola, lasciarli. Com'è il carico di compiti? Allora, in realtà se ci si organizza i compiti non sono mai troppi, appunto dipende anche poi dalla materia, se hai più difficoltà in una materia sicuramente i compiti ti sembrano di più, ma bene o male non sono tanti, basta non far arrabbiare i prof. I compiti sono sicuramente aumentati dalle medie, ma per le prime volte era un po' difficile, però col tempo ci si abitua e comunque si capisce l'importanza dei compiti perché servono comunque.
Com'è stato l'impatto iniziale e quanto tempo ci avete messo per abituarvi e come vi siete trovati nella nuova scuola? Allora, con i compagni, come detto prima, ci ho messo davvero poco. In una settimana eravamo abbastanza legati. Con i prof ci ho messo all'incirca un mese, perché comunque le relazioni sono più complicate, ovviamente, ma abbiamo imparato a conoscerci e ovviamente a rispettarci reciprocamente. E con lo studio ho fatto fatica, perché ci ho messo all'incirca 3 mesi. Quindi diciamo che nel primo trimestre facevo fatica, invece nel pentamestre credo di essere migliorata e quindi di aver appreso tecniche per lo studio. Con i compagni diciamo che mi sono sentita bene fin da subito, quindi non ho avuto tanti problemi. Con i professori ci ho messo un po' di più, ovviamente, perché comunque non li vedo poche ore al giorno, quindi non avrei avuto un rapporto da subito. Però andando avanti, cioè, ho capito che sono professori comunque che si impegnano, che comunque ci vogliono aiutare al massimo. E mentre con la struttura, diciamo che i primi giorni un po' mi sono persa, però poi dopo i primi giorni appunto riesci a capire subito dove trovarti, così, e quindi è più facile. Come sono i laboratori? Allora, i laboratori che usiamo noi sono quelli di inglese e quello di fisica. Quello di inglese è molto, secondo me, utile, soprattutto per conversazione, e credo sia anche un'ora, tra virgolette, di svago, perché è proprio diversa dalle altre ore, riesce a parlare in inglese e è particolare. Mentre il laboratorio di fisica è diverso, perché noi utilizziamo il laboratorio una volta a settimana, ma lo utilizziamo per una mancanza di aula e spesso non lo utilizziamo per fare appunto esperimenti, ma comune lezione. E nonostante ciò, quando comunque facciamo esperimenti, la cosa è molto interessante. I laboratori li usiamo 2 volte a settimana, una quello di inglese, che diciamo è il mio preferito tra i due laboratori, perché comunque hai più possibilità di ascoltare meglio, e comunque tramite computer le prof ti possono far vedere le cose meglio, ce l'hai proprio davanti agli occhi. Mentre quello di fisica, quello che mi piace di meno, però non è che non mi piaccia, perché comunque facciamo esperimenti, anche se non sempre, però è un modo diverso di fare lezione. Com'è il vostro rapporto con i prof? Come ho detto prima, il rapporto con i prof inizialmente non è stato facile, ma una cosa che si riesce subito a capire è che il loro impegno nell'aiutare è davvero grande, perché ci mettono davvero tanto, tutti i metodi per aiutarti, ed è una cosa molto positiva, secondo me. Con i prof diciamo che il rapporto, un bel rapporto, ha avuto bisogno un po' di tempo. Però cioè, ho capito che comunque sono professori motivati e che fanno di tutto per aiutarci, e comunque non sono professori che secondo loro esista solo la loro materia, ma comunque pensano anche a quello che dovremmo fare noi. Quali sono le materie nuove e quali dalle medie alle superiori non ci sono più? Allora, per l'indirizzo dello scientifico sicuramente una materia nuova per me è il latino. Con il latino faccio fatica anche attualmente, però è solo questione di studio. E un'altra materia nuova per me è la fisica, dove anche lì le difficoltà sono elevate. Di materie nuove ci sono fisica e latino, e diciamo che ho un po' di problemi con entrambe, ma più che altro perché sono... Vabbè, latino perché è una lingua nuova, comunque una lingua del passato, e comunque devi studiarla, devi capire tutto, mentre fisica devi proprio capirla, diciamo che un po' devi essere portato, quindi io evidentemente non sono tanto portata, però cercherò di migliorare. Quali sono le materie più difficili del vostro istituto? Ovviamente sono le materie, secondo me, nuove, quindi fisica e latino, specialmente fisica, perché la particolarità di fisica è che
i problemi, ad esempio, li devi capire. Questa cosa non è facile sempre, mentre il latino lo devi semplicemente studiare. Secondo me sono latino e fisica, appunto, quelle nuove, perché comunque fisica devi essere, secondo me, molto portato anche per le materie matematiche, fisiche, così. E l'altra materia è latino, perché essendo comunque nuova, e diciamo che io non l'ho trattata tanto bene, alle medie non l'ho trattata quasi per niente, quindi essendo proprio nuova ho avuto molte difficoltà. L'intervista è finita e grazie alle nostre due inviate per aver risposto alle domande. Prego.